Siamo in un'azienda, una startup di Perignano che opera nel settore della canapa. Abbiamo visitato un'azienda agricola che coltiva canapa e ci hanno spiegato, il presidente di Fenercanapa e l'agricoltore, quali sono i problemi che investono tutti coloro che si lanciano nell'avventura della coltivazione della canapa. Pensate, un tempo in Toscana era ovunque e veniva utilizzata per mille scopi, oggi siamo qui a parlare nel 2020 di un rilancio che in questo momento è possibile. Oggi parliamo con Cesare però di questi aspetti mancanti della filiera, cioè come si arriva dai campi, dallo stelo al prodotto semilavorato che diventa utile per fare prodotti tessili, per fare degli oli, prodotti fitocosmetici e poi semmai dopo ne parleremo anche per fare bonifiche in territori, in terreni inquinati. E questo è un passaggio molto importante che la regione potrebbe prendere in considerazione per un protocollo. Io sono Cesare Tofani, sono titolare di Tratecno Canapa, che è una startup con la quale abbiamo inteso colmare una lacuna che c'è nella cosiddetta filiera della canapa. Abbiamo creato delle linee di lavorazione per le paglie, cioè per gli steli di canapa, perché qualsiasi tipo di produzione si voglia fare, per semi, estrazione di cannabinoidi, per fibra, c'è bisogno che ci sia una fase di lavorazione degli steli, si chiama stigliatura, nella quale si separa la fibra dalla parte legnosa dello stelo. I sottoprodotti, cioè i prodotti che si ottengono dalla stigliatura, poi vanno a nutrire, si possono conferire a diverse altre attività che poi ne faranno dei prodotti finiti. Faccio un esempio, il canapulo verrà dato a delle ditte che lo possono impiegare in agricoltura come parciamatura, lo possono utilizzare come fonte di cellulosa per fare carta, imballaggi, lo possono utilizzare per fare materiali per costruzioni, blocchi, curature, malte speciali. La fibra ha un altro tipo di utilizzo che prevalentemente sarebbe quello tessile oppure quello dei compositi. Per fare queste cose abbiamo seguito un percorso un po' particolare perché gli impianti che sono necessari per fare queste lavorazioni normalmente sono abbastanza costosi, sono grossi impianti, ce ne sono in Francia, in Belgio, in Olanda, in Germania. Cioè nelle zone soprattutto dove ci sono grosse produzioni di canapa. In Italia, nonostante da 20 anni si parli di rilanciare la canapa, nonostante siano stati fatti diversi progetti, tra cui anche uno in Toscana molti anni fa, questa produzione di canapa stenta a partire, poi tutte le varie vicissitudini legali legate all'associazione della canapa con la cannabis hanno sicuramente creato anche delle remore e delle problematiche in più, soprattutto per gli agricoltori, e quindi fare un impianto grosso, investire molti capitali in un impianto di lavorazione quando non c'è la certezza della produzione agricola, capite bene, è un azzardo veramente grosso e nessuno fino adesso si era sentito di fare. Per questo motivo cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato bene di realizzare degli impianti che siano ridotti di dimensione, quindi al minimo indispensabile, e che siano montati in moduli, in particolare sono montati dentro dei container. Quindi noi saremo in grado di portare questo impianto completo, trasportarlo nelle zone dove c'è più concentrazione di canapa e lì effettuare le lavorazioni per utilizzare tutta la logistica, cioè invece di spostare centinaia di camion che portano paglie di canapa a destra e a sinistra, magari anche a lunghe distanze, in realtà andiamo più vicino alle zone di produzione con le macchine e quindi realizziamo la lavorazione sul posto. Chiaramente l'impianto per pagarsi deve lavorare tutto l'anno, quindi quando in una zona abbiamo esaurito le scorte di materia prima, prenderemo l'impianto, lo spostiamo in un'altra zona e viene scorrendo. Se facciamo un esempio, in Toscana si realizzasse questa, ci fosse questa opportunità, anche gli agricoltori sarebbero più invogliati a produrre canapa perché sanno a chi conferirla, e potremmo ipotizzare per esempio di avere 3 centri di stoccaggio, uno a Valdarno, uno a Valdichiana e uno nella Marenna, e con quello
si potrebbe supportare una produzione agricola fino a 1.000-1.500 ettari globalmente. Quindi con un solo impianto noi potremmo ritirare tutte le palle di queste superfici e farne dei prodotti vendibili. Cosa possiamo fare in Regione Toscana per sostenere la filiera e tutti questi progetti? Innanzitutto recuperare la vecchia legge, quella del 2001, aggiornarla, rinnovarla, rifinanziarla per far sì che questa filiera finalmente prenda il via e cominci a strutturarsi in tutta la regione, come abbiamo sentito prima, in tre distretti. Un altro passaggio molto importante che riguarda l'ambiente è l'utilizzo della canapa per la fitodepurazione. Infatti questa pianta può essere utilizzata per depurare i terreni che sono stati inquinati da alcuni tipi di sostanze, ripulirli in questo modo e riportarli allo stato originario. Per fare questo potrebbe essere molto utile mettere su e firmare, sottoscrivere dei protocolli tra Regione Toscana, l'Assessorato dell'Ambiente per esempio, gli istituti di ricerca, le aziende private e gli agricoltori che coltivano canapa per far sì che questi progetti di filiera volti all'ambiente possano trovare terreno fertile anche in Regione Toscana. Sono delle soluzioni semplici, alla portata di tutti, che hanno solo bisogno di una volontà politica perché diventino realtà.